con De Borciò siamo a bordo di Swan 98, una barca costruita in Finlandia da Nautilus Swan, il cantiere più famoso per le barche a vela. Il progetto è di German Frers, un designer di grandissima esperienza che riesce sempre a dare un'eleganza particolare alle sue barche. La costruzione è tutta di carbonio preimpregnato con le tecnologie più moderne. Swan 98 fa parte della serie Maxi del cantiere finlandese. Anche l'albero ovviamente di carbonio è un all spar e le vele sono North Sail. 98 piedi per Nautilus Swan è il ritorno sui maxi dopo 4-5 anni dai 115. Di fatto è una conferma di alcune tendenze, quali le nuove linee di Frea con il vaglio massimo più a poppa, una barca che ha uno sbandamento minore e quindi porta maggiore comfort, e poi una cura molto particolare sia degli interni che della coperta, senza perdere quella marinità che è caratteristica delle nostre barche. 98 piedi sono 30 metri di lunghezza fuori tutto, due le versioni per la chiglia fissa, 4 metri e 40 di immersione e lifting, che ha un'escursione dai 3,20 quando è tutta sollevata fino ai 4,90 per le massime prestazioni. Una buona barca a vela deve avere una chiglia adeguata, se no non naviga di bolina. È una barca importante, dedicata alla grande crociera, che significa avere tanta autonomia e tanto comfort. Alla base della scelta di uno Swan, nella scelta di un Maxi, sicuramente c'è il tema della performance, dell'affidabilità, dell'eleganza, eccetera, che sono parte del nostro DNA. E questo lo si ritrova poi nel guardare le storie delle nostre barche negli ultimi anni, cioè le nostre barche si trovano un po' in giro in tutti gli angoli del mondo, sono barche che spesso sono commissionate per fare il giro del mondo o comunque fare le due stagioni, una nel Mediterraneo e quell'altra ai Caraibi, quindi sono barche che, così come quando escono dal cantiere pronti via hanno 5.000 miglia per raggiungere il Mediterraneo, poi è un continuo di andare in giro, quindi l'affidabilità insieme alla performance sono delle cose fondamentali. Sono disponibili, come su tanti Swan, due opzioni. In questo caso la zona armatore ospiti è a poppa, ma la scelta dell'armatore può essere anche a prua. È più una questione di abitudine, c'è chi preferisce stare a prua dove ci sono meno rumori del motore, chi a poppa dove in realtà è di solito minore il movimento della barca. C'è la cabina armatore, due cabine ospiti e una VIP a centro barca. Per l'equipaggio ci sono due cabine doppie, due bagni. L'equipaggio è una parte importante su queste barche grandi di 30 metri perché è quello che assicura il perfetto funzionamento e anche la riuscita della navigazione. Pensando a questa serie, di Maxi, la customizzazione ha due momenti particolari, no? Uno è quello degli interni e il secondo è quello delle caratteristiche veliche della barca. Per gli interni, con l'architetto Misapoggi, con cui collaboriamo ormai da anni, ci sono varie customizzazioni che non sono piccoli cambiamenti di layout senza cambiare la parte delle pareti strutturali, fino a invece quello che sono gli arredamenti con diversi legni e con diversi tessuti. Il 98 è la prima di una serie. Al 98 seguirà il 120, dopodiché ci sarà una sorella minore che è un 88 piedi e una barca che sarà in mezzo che sarà un 108 piedi.